Compagnia. È già, diciamo, la terza volta che ritorniamo, anche se con progetti diversi, però è sempre un immenso piacere rivedervi. Grazie davvero di cuore per averci voluto questa sera, davvero un piacere poi rivedere le tante persone che poi ci riconoscono mentre andiamo a mangiare il panino così. E grazie davvero a tutti, l'invito è quello di avvicinarvi e partecipare, perché vogliamo ritornare a casa con un ricordo ancora più bello di quello che ci avete lasciato le volte precedenti. Quindi l'invito è quello di partecipare tutti, anche perché, signori, la festa è vostra, non è nostra, quindi il nostro obiettivo, la nostra riuscita, il nostro diciamo compenso è quello che venite qui sul palco insieme a noi a cantare le canzoni, a suonarle, a fare quello che volete. Attenzione, dopo avremo, ci proviamo, sì, dai. Ci sono già, avremo un piccolo spot per cantare delle canzoni, basta che non sono degli 883, quello che volete voi. Ma devi pensare una cosa, che ci sono delle persone che si sono già prenotate per salire a cantare con noi. Ma sappiamo cosa quando vengono? Sappiamo anche cosa, sì. Io non lo so, però vabbè, nel frattempo si riscaldano. Io chiederei alla regia se è possibile un poco più di voce nella mia spia, solo se è possibile, se no non fa niente, non ci sarà nessun problema. E poi vi chiediamo scusa per l'abbigliamento, siamo un po' coperti anche noi, però man mano ci riscaldiamo e ci spogliamo. Ma nel frattempo vi proponiamo, nel frattempo riscaldano gli animi, vi proponiamo una canzone degli 883 che addirittura andava a Sanremo, pensate un poco, quindi cioè, penso, la ricorderanno, penso sicuramente, che munnezza, insomma. Però questa canzone fa così. Amici che ci tornano giù, da mercoledì non ti si vede più, hanno aperto un posto strano di scomba, perché non si va, perché non si va, senza troppo voglia ordiniamo tre, io che penso che cos'è che faccio qui, gli altri che mi guardano e si chiedono
immagini da video jukebox. Questo posto non mi piace neanche un po'. Forse non è posto, forse sono io. Quello che non va, quello che non va. E voi perché fate quelle facce lì? Non so che non ci si comporta così. E dove siete un po' di compagnia? Non è colpa mia, non è colpa mia. Senza averti qui, grazie a tutti. L'invito, signori, siccome siete tanti, avvicinatevi da questo lato, così riempiamo almeno il fronte palco, così ci divertiamo di ma più. Io incomincio la mia fase di stalking. C'è qualcuno di voi che vuole venire a cantare, dedicare, suonare, scassare in faccia uno strumento, non lo so, quello che volete. Niente, per il momento sono ancora troppo sobri, va bene. C'è tempo per... Però a questo punto apriamo il set delle dediche, Apriamo il set delle dediche, perché questa canzone è fatta, sembra fatta apposta per quelle promesse che si fanno davanti a Ziprevede. Siamo davanti a una chiesa, insomma, quindi è opportuno. Noi quando si tratta di conquiste crediamo sempre all'esperto del gruppo. L'esperto che è il nostro rosario, quindi... Ma c'è qualcuno tra di voi che ha compiuto, sta per compiere quel suicidio, l'insano gesto del matrimonio? Già fatto? 3 giorni fa, e sono un applauso ai signori che sono freschissimi. Bravi, auguri, di questo suicidio. Non sto scherzando. Anche loro, Emilio. Sono una bimba. Ah, allora, quale momento più iconico di questo per cacciare il telefonino, fare insomma il... come si chiama, la storia Instagram? Non sì, so sì, 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 la storia Instagram. Vabbè, sì. Perché tra le varie promesse che si fanno di fronte a Ziprevede, qual è la promessa più scialla che puoi fare, Rosario? Guarda, c'è proprio... Io ci sarò. Un generico, io ci sarò, proprio così, cioè, un disimpegno, alla Roberto Baggio proprio. E allora beccatevi il pezzotto degli Oasis. Sì, sì. Anche se so che c'è chi dice
mi impegnerò, io farò di tutto, però se il mondo col suo delirio ci dà del male, fatale, ti prego dimmi che tu batterai insieme a me. Nella buona sorte, nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò, io ci sarò. Romanticoni, romanticoni. Sì, un po' di tastiera nella spia, sì. Ma dato che sono dei romanticoni, a questo punto io direi di ne approfittiamo, iniziare, inizializzare più che iniziare il set delle canzoni degli 883 cosiddette strappamutande, cioè sono quelle canzoni che veramente conoscono un po' tutti, anzi con l'occasione, Jerry, cosa dovrebbero fare secondo noi? A noi farebbe piacere vedere quell'atmosfera bellissima con i cellulari e le torce accese, tutti accendini, che torce, quello che volete, così. Illuminiamo questa piazza, creiamo quella bella atmosfera delle canzoni romantiche, facciamolo diventare il Great Fire of London. Però non vediamo ancora nessun cellulare alzato con la torcia. Niente, perché ci forse fate compagnia. Eccola, la prima, ha vinto un premio. Seguite tutti, ma perché sotto questa canzone, anzi, avremo bisogno della vostra partecipazione. Ah, si sente la canzone delle giostre, che bella. Come sottofondo, sì. Vabbè, ma noi la sovrasteremo sì, con sì, questo sì, attimo sì, di romanticismo sì, che fa così. Mettiamole alla prova, dai. Vediamo se la conoscono. Eccoti. Ero qui. Ah, la sanno, però voce, animo. Tanto che stavo per andarmene. E invece ho fatto bene. Se il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi ricorda, sei la ragione più profonda di ogni mio gesto. La storia
Parliamo adesso grazie, di un'altra vicissitudine, insomma, consuetudine degli anni 90, quando si andava in discoteca e si sentiva questo rumore qui. Si andava in discoteca chiaramente per ballare, ma manco per niente, si andava per rattusiare. E Matti Spezzali, re dei rattusi, andava in una delle due uniche discoteche di Pavia, tale celebrità, e andava a fare cosa? Abbiamo detto prima, a rattusiare chiaramente, con la ballerina qualsiasi, ma manco per niente, con la capobanda delle ballerine, ma a parte gli impasticcati che stavano lì, insomma, si venavano a gerrico. Iniziamo a riscaldare anche un pochino il nostro pubblico al ritmo di musica con le vostre mani. Siccome ci stiamo riscaldando. Però sono ancora poco partecipi, Jerry, cerca di introdurli un poco meglio. Introduci. Mi fate sentire un po' di più, dai, tutti. Anzi, se fate. Oh! Ma sali con noi, vieni. Allora, se fate un passo ciascuno un po' più avanti, ci divertiamo di più, avvicinatevi, dai, iniziate a avvicinarvi un pochino. Un attimo che gli amici stanno salendo, dai, quindi ci prendiamo il tempo. Ragazzi, venite a cantare insieme. Avvicinatevi, dai, un passo alla volta. Senna formale però, cioè proprio basta che li lasci un secondo. Ma le mani dove sono? Ragazzi, la pedana sta qua dietro, quindi salite, venite. Di più. Oh, sono arrivati. Finalmente è arrivato lo sponsor, colui che ci ha pagato giù questa sera, grazie. Giù. Let's go.
Signori, vi devo dire una cosa, sono stato colpito da una laringite, quindi stasera punterò tutto al fisico e ballerò solo. No, non ci sta bene questa cosa, no. Non ma li avete visti come stanno in forma? Dopo un anno sono vestiti un'altra volta così. Non devono salire questo! Chiamateci spesso in modo tale che riusciamo a cambiarci anche noi. Ci cambiamo in maglietta almeno. Ti faremo fare da sponsor anche per le nostre magliette. Signori, ma nel frattempo c'è qualcuno che vuole sentire, dedicare, cantare una canzone, niente. Mi raccomando, APR Costruzioni, per una ristrutturazione fatta male e costosa. APR Costruzioni. Bravissimo. Chi si vuole sponsorizzare può venire qui, lascia 50 euro e noi lo diciamo pubblicamente. Certificato di collaudo assolutamente pezzotto, quindi va benissimo. Però, il bello vabbè. È che è tutto registrato questa sera. Meglio, cioè, meglio. Resta la sponsorizzazione, capito? Ma parliamo adesso, signore, di metodi d'approccio al XXI secolo. Avvicinatevi sempre, l'invito è sempre quello. Parliamo di metodi anche d'approccio voi. Al XXI secolo e abbiamo il nostro esperto, perché quando vuoi cercare, caro Rosario, di conquistare il cuore della ragazza, nel tuo caso, ma in qualche altro, non lo so. Cosa le dici? Cosa le dici, Rosario? Che bel 7,30 che tieni? Ma i soldi no, è brutto. Così, i soldi brutti no. Cioè, è brutto metterla sui soldi, insomma. La pagnotta è sempre pagnotta. La pagnotta è la regola 1. La regola della... Però direi di no, nel caso. No, niente pagnotta. E allora, che cosa? Che bella eredità che ti ha lasciato il babbo? No. Che bella mammina che tiene. La mamma no. La sorella. Peggio. Il padre. Non lo so, sono gusti. Il cane. E allora cosa le dici, Rosario? Cosa? Ma io le direi, sei fantastica. Sì, ma detto così non è che funziona molto. Più ci passione. Ci devi mettere più passione, come direbbero gli inglesi, un poco più di passion. Anzi, per non incorrere in errori di fonetica, perché dicono che poi l'ultima consonante si deve metterci un po' di passion. Ok, allora, con tutto il passion che posso, diciamo... Le direi, sei fantastica! Oh. Grande Rosario! Doing
shock elettrico. Sei la più potente che ci sia. Bomba atomica. Ma signori,